11 miliardari dalle abitudini modeste. Se foste dei miliardari, cosa vi piacerebbe fare? Viaggereste sul vostro jet privato in giro per i posti più belli del mondo? Andreste a fare incetta di tutti quegli abiti d'alta moda che avete sempre sognato? Vi comprereste delle ville degne delle superstar con in più una flotta di auto di lusso? Così tanti soldi da spendere. A volte però in realtà accade esattamente l'opposto. State pronti a rimanere di sasso ora che noi dei Lato Positivo vi riveleremo come vivono davvero alcuni dei più ricchi uomini del mondo, veri e propri modelli di modestia. Prima di andare a conoscere questi miliardari, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella delle notifiche, così sarete sempre in prima fila per i nuovi video, sempre più divertenti e interessanti, che ogni giorno pubblichiamo qui, su Il Lato Positivo. E ora cominciamo il nostro conto alla rovescia. Numero 11. Charles Ergen. Charles Ergen vanta un patrimonio netto che si aggira sui 10,8 miliardi di dollari, un miliardario che si è fatto da sé, costruendo il suo impero partendo nel 1980 come venditore di parti per antenne satellitari, andando in giro col suo camioncino. Da allora Charles è diventato cofondatore e presidente di Dish Network. Ergen è inoltre presidente di EchoStar, un leader mondiale nel settore delle comunicazioni satellitari. Ergen è un autentico maniaco del controllo, famoso per il pugno di ferro con cui conduce le sue aziende. Secondo businessinsider.com, Ergen è noto per le sue sfuriate nei confronti dei dirigenti e per il dettaglio con cui si assicura che gli obiettivi dell'azienda vengano raggiunti. Pretende inoltre che tutti gli impiegati entrino in ufficio tramite scanner di impronte digitali. Ergen predilige dei semplici panini al sacco per pranzo e non frequenta ristoranti di lusso. Quando viaggia per lavoro, addirittura condivide la stanza d'hotel con colleghi e impiegati e non viaggia mai in prima classe. Numero 10. Carlos Slim Helú. Ecco l'uomo più ricco del Messico, Carlos Slim Helú, degno di un patrimonio da oltre 64 miliardi. Proprietario di oltre 200 compagnie e azionista di aziende edili, catene di negozi, miniere e agenzie immobiliari. È inoltre co-proprietario al 17% delle New York Times. Carlos ha fondato il suo conglomerato Slimlandia, investendo e rastrellando azioni di aziende messicane durante la crisi del debito che nel 1982 mise il paese in difficoltà. Pur avendo investito in proprietà da milioni di dollari, Carlos continua a vivere nella stessa casa di 6 stanze in cui abita da più di 40 anni. Anche lui, venuto su dal nulla, tuttora fa a meno di completi firmati e preferisce rifornirsi di abiti da una qualsiasi delle sue catene di negozi a poco prezzo. Helú è anche un magnate delle telecomunicazioni, ma pur padroneggiando perfettamente le nuove tecnologie, preferisce fare uso di carta e penna anziché di un computer. Addirittura vuole che il suo staff usi a sua volta carta e penna per prendere appunti durante le riunioni. Numero 9. Jim Walton. Jim Walton è il figlio minore di Sam Walton, il fondatore di Walmart, la più grande catena di supermercati al mondo. Walton è oggi il presidente di una società che vale 500 miliardi di dollari, con 12.000 punti vendita in tutto il mondo. Inoltre, possiede una banca il cui valore supera i 16 miliardi di dollari e il suo patrimonio personale si aggira sui 43 miliardi di dollari. Jim è un uomo che potrebbe ottenere tutto ciò che vuole solo schioccando le dita, eppure continua a gestire il business di famiglia da un semplice e anonimo edificio nella cittadina di Bentonville, Arkansas. Casa sua è situata nei pressi dell'ufficio e vicino al luogo in cui il primo negozio Walmart aprì i battenti nel 1970. Jim mantiene un ferreo controllo su tutte le compagnie di famiglia, proprio come suo padre. David Glass, ex amministratore delegato di Walmart, descrive Walton come un boss che vuole sempre tutto ben fatto e a sua volta un gran lavoratore. Numero 8. John Caldwell. Caldwell fu il cofondatore di Phones4U, un tempo il più grande operatore mobile del Regno Unito. Ormai ritiratosi dagli affari, Caldwell ha comunque un patrimonio di 2,4 miliardi di dollari. Nei primi 2 anni di attività, Phones4U non fu un successo. La compagnia spiccò il volo però nel 1991, grazie allo spirito imprenditoriale di John. Quando vendette la compagnia nel 2006, l'azienda vendeva qualcosa come 26 cellulari al minuto. Oggi Caldwell lavora ancora nei consigli di amministrazione di varie società immobiliari, di aviazione e consulenza finanziaria, ma la sua attività principale è la beneficenza. John è tra i firmatari dell'iniziativa Giving Pledge e si è impegnato a donare più di metà del suo patrimonio a varie associazioni benefiche.
Inoltre, ha avviato lui stesso due fondazioni meritorie, la Cadwell Children e la Cadwell Lyme Co-Charity. Prima della pensione, Cadwell era solito fare 25 km al giorno in bici per andare e tornare dal lavoro. Come lui stesso ha raccontato a Forbes, non ha mai sentito il bisogno di comprarsi abiti firmati, preferendo invece la semplicità della catena a basso costo Marks & Spencer. John non è appassionato di ristoranti e vini di lusso e addirittura si taglia da solo i capelli. Numero 7. Amancio Ortega. Uno degli uomini più ricchi d'Europa e in un certo senso il negoziante più ricco del mondo. Si tratta di Amancio Ortega, fondatore e proprietario di Zara. Il suo brand di negozi di moda fa parte di Inditex, la società che Ortega fondò insieme alla sua ex moglie, Rosalía Mera, nel 1975. Nel 2017 sopravanzò Bill Gates e Jeff Bezos come uomo più ricco del mondo, anche se solo per il breve spazio di 48 ore, prima di tornare al terzo posto. Ad ogni modo, Ortega possiede una fortuna di oltre 68 miliardi di dollari. A sua volta è un miliardario fattosi da sé, avendo egli abbandonato gli studi. Un multimilionario che ancora oggi non manca di sporcarsi le mani controllando di persona le creazioni dei suoi designer, invece di rinchiudersi in qualche ufficio super chic. Ortega non è solito indossare abiti del suo stesso brand, Zara, preferendo invece un semplice completo con blazer blu, camicia bianca e pantaloni grigi. Vive ancora oggi in un normale condominio della piccola città spagnola in cui è cresciuto, insieme alla sua seconda moglie, Flora. Numero 6. David Sheraton. I fortunati studenti di ingegneria informatica all'Università di Stanford in California hanno tra i loro docenti David Sheraton, noto come il prof miliardario. Con un patrimonio di oltre 6 miliardi di dollari, Sheraton fu uno dei primi ad investire su Google, ponendo così le basi per la sua fortuna. Non solo docente e guru tecnologico, Sheraton è anche uno scaltro imprenditore. Sheraton si taglia da sé i capelli, vola in classe economica e vive da 35 anni nella stessa normalissima casa. Il suo stile non si scosta mai da un banale jeans più t-shirt. In vita sua ha esagerato solo due volte. La prima quando si comprò una Honda Odyssey nel 2012. La seconda quando decise di fare una vacanza alle Hawaii per praticare il windsurf. Dopodiché sentì che stava viziandosi troppo e si arrabbiò anche per quanti soldi aveva speso. Anche quando gli capita di cenare in ristoranti costosi, David ha l'abitudine di farsi incartare gli avanzi per finirli il giorno dopo e afferma persino di riutilizzare le bustine di tè. Wow! Numero 5. Azim Premji. Uno dei suoi impiegati, rimasto anonimo, disse di Azim Premji: al confronto con lui, zio Paperone è come Babbo Natale. Premji è il proprietario della terza azienda informatica più grande dell'India. Cominciò rilevando da suo padre l'azienda di famiglia, la Wipro Limited, azzardandosi a trasformare un business che commerciava oli da cucina in un'azienda di delocalizzazione tecnologica. Oggi il suo patrimonio supera i 17 miliardi di dollari. L'azzardo ha pagato, eh? Azim è noto per la sua quasi maniacale modestia. Preferisce volare in classe economica e guida una vecchia Toyota Corolla. Lo zar dell'informatica indiana controlla persino quanta carta igienica viene consumata nei suoi uffici e ricorda sempre a tutti gli impiegati di spegnere le luci uscendo dal lavoro. Azim, peraltro, è impegnato in beneficenza e dona abitualmente milioni e milioni di dollari. Numero 4. Mark Zuckerberg. Ok, è vero che Facebook ha registrato perdite per quasi 17 miliardi di dollari e che Mark Zuckerberg ha dovuto giustificare le sue azioni davanti al Congresso degli Stati Uniti, ma resta il fatto che la sua ricchezza personale è ancora intorno ai 68 miliardi di dollari. Questo gli permette di restare incluso nelle liste di Forbes e Bloomberg, stabilmente tra le prime 10 persone più ricche del mondo. Zuckerberg guida una Volkswagen da 30.000 dollari con cambio manuale e non lo si vede mai indossare altro che maglietta, jeans e scarpe da ginnastica. Nel 2011 si concesse una residenza da 7 milioni di dollari a Palo Alto, California. Nel giardino di casa sua celebrò il suo matrimonio con la fidanzata Priscilla Chen. Mark e sua moglie annunciarono nel 2015 di voler donare il 99% delle loro azioni di Facebook. Zuckerberg è un noto filantropo e dona ogni anno miliardi di dollari a varie cause benefiche. Numero 3. Warren Buffett. L'oracolo di Omaha, un paperone da oltre 85 miliardi di dollari. Buffett è uno dei più grandi geni della finanza mondiale, ma conduce uno stile di vita dal bassissimo profilo. Attualmente è presidente e amministratore di Berkshire Hathaway,
un conglomerato di oltre 60 aziende, fra le quali Geico, Duracell e Dairy Queen. Malgrado la sua incredibile ricchezza, Buffett vive in modo semplice e modesto. Vive tuttora nella casa da 600 metri quadri e 5 stanze che comprò nel 1958 per appena $31,500, nella città di Omaha, in Nebraska. Anziché cenare in ristoranti di lusso, Warren fa colazione da McDonald's. Si è peraltro impegnato a donare il 99% delle sue ricchezze in beneficenza ed è stato tra i promotori dell'iniziativa Giving Pledge, insieme a Bill Gates, nel 2010. Numero 2. Bill Gates. Gates vanta un patrimonio di $95 miliardi ed è annoverato come il secondo uomo più ricco del mondo. Genio dell'informatica e geniale imprenditore, Gates non è più presidente di Microsoft, anche se continua a far parte del consiglio di amministrazione. La sua maggiore attività oggi è la sua fondazione benefica, la Bill & Melinda Gates Foundation. Grande amico di Warren Buffett, Bill Gates porta al polso un orologio da appena $10 e con Buffett condivide la passione per il fast food. Una volta ad Hong Kong, i due multimiliardari mangiarono ad un McDonald's e Bill ricorda che il pranzo fu pagato da Buffett usando dei buoni sconto. Entrambi questi guru della finanza non hanno più ragione di accumulare buoni sconto, dato che McDonald's ha fornito loro delle carte gold, garantendo loro una vita di pasti gratuiti al fast food. Contenti loro? Numero 1. Jeff Bezos. Con un patrimonio di oltre $157 miliardi, Bezos è il visionario fondatore di Amazon e oggi anche proprietario del Washington Post e della compagnia aerospaziale Blue Origin. Bezos fu uno dei pionieri dell'e-commerce, lanciando Amazon.com nel garage di casa sua. All'inizio Bezos vendeva libri online, poi si allargò fino ad includere praticamente ogni genere di prodotti e servizi. Parlando di modestia, Bezos non ha rivali al mondo. Pur non essendo membro di Giving Pledge, dona comunque miliardi ad altre fondazioni no profit e ONG, tra cui TheDream.us. Di lui si sa che guida una banale Honda Accord e che la scrivania del suo ufficio consiste in una porta di legno riciclata. Quale di questi ricconi ti ha ispirato di più? Dici cosa ne pensi nei commenti. Ricorda di cliccare sul tasto like e di condividere questo video con i tuoi amici.